Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, sono Fenix e quest'oggi dove vi porto? Vi porto a Varese, che è vicino a Milano. Questo è un negozio di magia, si chiama Asso K e ospiterà alcuni maghi come Jack, Hyde che avete visto nell'altro video, Lorenz, Sbard, eccetera. Se non li conoscete fate una ricerchina, comunque vedrete tante belle magie, tante belle cose interessanti. Ci sarà anche il Magic Matthew e noi ci vediamo tra poco. Stesso okay. Flash che ho fatto con Hyde al concorso. Mi stop? Se metti pure questo. Ok, perfetto. Pensa un numero, quello che vuoi. Ok. Sei? Sì. Ok, pensalo intensamente. Ok, sulla fronte. Sulla fronte. E l'attaccate okay. Quella in fondo? Eh no. È sfigo ogni volta. Allora è quella in cima, scoppio le dita, arriva in cima. Basta, no? No? Questa volta ho sbagliato un'altra volta, però non fa niente. Qual è il numero che hai pensato? 4. 4, 1, 2, 3 e 4, ok? Ok. Scoppio le dita, arriva in cima. Oh. Era questa? No? No. Allora arriva in fondo. No. No. Prendi questo filo per favore. Ok, prendo. Tira. Ok. Oh, esatto, ok, perfetto, okay. Adesso arriva in cima. No, è sempre quello. Scusa, errore mio, ti ho detto io di tirare il filo, però te l'ho detto di tirare in maniera errata. Devi tirarlo verso l'alto, così arriva in cima. Okay. Però vabbè, l'hai tirato verso te, allora non ci sarebbe da stupirsi se ci fosse effettivamente una carta girata nel mazzo. Per la prima volta, che carta era la tua? Era il Jack di picche. Ed esattamente. Cuori. Cuori. Okay. Yes. Che boss. Alza dove vuoi. Ok. Fermo. Sì? No, non farmela vedere con quella sotto. Ok. Va bene. Tengo io. Sei di fiori. Faccio vedere di nuovo. Alza dove vuoi. Senti, farmela vedere, ok? Perfetto, spinga. Spinga, ok. Fatto? Sì. Tieni. 10 di picca. Questo sarà il vlog migliore dei vlogs dei vlogs. Il vlogs dei vlogs. Poi io non ho ancora visto niente di tutto. Ehi, in real. No? No. Questa è la mia mano. Questo è mio. Real. Come questo è il mio piede. Dove siamo, dai. Dove siamo, dai. Che non ho acceso la macchina fotografica. Dai, che ma perché non l'ho detto? Ma che bello! Sono stanchissimo. Facciamo tutto fatto con calma, però non in mezzo alla strada. Sono due monete qua, la mano sinistra, due monete qua, nella mano destra. Terza moneta, sale. Cacchio. Sono una, due. C'è qualche battuta. Se ci sto adesso spingi forte questa mano, poi sentire che questa moneta sparisce, poff e ti arriva dentro. Ora vedi, vai, mischia il mazzo di carte. Sono tutte le carte? Sì. Anche dove? I giochi rilasci, Joker. Cosa? I giochi rilascio. I giochi rilascio. Sì, lascio. Magari lo rifaccio dopo. Vado a prendere una predizione. Prendiamo una predizione, prendiamo questa qua. Ok? Vai, mischia ancora. Sì. Mischia. Sì, un po'. Sì, ma vai. Arrivando su buco. Carte.
mischiate da te, ok? Vai, dimmi stop tu. Stop. Va bene, non faccio movimenti particolari, non scambi parte. Vai, mischia ancora. Non dirmi il tuo nome, ok? Sì. Non dirmelo ancora. Sei? Carte mischiate da te. Ok, vi faccio vedere che sono tutte mischiate. Ok? Per la prima volta come ti chiami? Matteo. Matteo? Attenzione. Ma a te e oh. Si è fermato su noi di picche. La cosa assurda è che le mie due predizioni erano 2-9 e la carta su cui tu ti sei fermato era 9. Ti giù un po' di carte. Poi così. Posso farle? Okay. Ah sì, pensa alla carta. Guarda. Ok. Ne vuole una da queste o da queste? La prima volta che carta questa. È? Prendi una. Prendi una. La carta di picche non è in fondo. Non sì, okay. La guardi e la ricordi? Okay. Esattamente. Ecco, allora, questa è già la cosa particolare, perché quando mi dicono... Tu prendi un po' di carte? Nella maggior parte dei casi mescola. Sono donne di picche. No, aspetta. L'importante è che non si chiami. Mi misco proprio all'italiana, perché sono figo. Che per distruggere. Come distruggere le carte, no, scherzo. Appoggiale per terra. Al contrario? Sì, sì, sul tavolino. Non è fortunato, eh? Non è in cima, non è in fondo. Guarda, mi chiedi forse la metà. Io riesco a trovare la posizione esatta. Sei d'accordo con me che non posso sapere dove sia la tua carta, giusto? Per quanto mi riguarda potrebbe essere una di queste, no? O una di queste. Una di queste due. Sì, sì, sì. Giusto? Una di queste qua che sto scorrendo. Sì. Così. Guarda. Guarda, pensa a un numero bello alto, bello difficile, dall'1 al 20. È scivolata per terra. Bello difficile, 19. 19? Sei di cuori, ok. Ora immagina. Sì, e poi, ok. Con la tua carta si trovi alla 19esima posizione. Sì, sì. Possibile. Sì. Ci provo. 19? Sì, si prova. Sì, sì. 1, sì, quello là. 2, 3, 4, 16, 17, 18. Carta è... Quanto hanno 10 di fuori? Yes! Anda giù! Spacca! È vero! L'hai smontato un po'? Vabbè, la cosa figa è tipo se tu scorri, no? Vedi che questo è un... Per esempio questo è un 4. Oddio! Bellissimo. È una figata, di sto mangiare. Eh? Già che sei qui. Vabbè, trovo di faccia. No? Due sono cuori, sbaglio? O quadri? Cuori, questo è il due di cuori. Ok? Non è portato una niente, mettila via, ok? Anzi, mettila tipo sopra questo mazzo qua, in modo che... Okay, tu invece tocca... Oh, diceva zio, allora... Grande, sparchi. Tocca una. Okay? Guardala tu solo, no. Vabbè, devo morire. Te la ricordi? Te la ricordi? Metti la mano sopra allora. Dopo che ho un amico mafioso. Guarda che tu te la ricordi. Se ci tocca una, facciamo una. Fuori, guardala, ricordala solo una. Te la ricordi? Vabbè, mettici sopra. Sto gnomo. Guarda che te la ricordi. Tu tocca una, tocca quella che vuoi. Tira fuori. Guardala, ricordala. Ok? Hai vista? Ah, però tu l'hai vista. Non l'hai vista? Ah, vabbè, mettici il dito sopra allora. Facciamo una cosa, tu hai scelto una carta, vero? Per la prima volta, quando dico 3, dovete soltanto nominare la carta che avete visto. 1, 2, 3. L'asso di cuore è la carta che è sempre rimasta qui. Quindi ora voi avete. Gira. L'asso di cuore. No, no, ciao! Grande, di chi era questo? 3 di quadri, carta scelta da te. Tu, il tuo mazzo di carta non l'ho mai toccato, vero? Sempre tenuto in mano tu. Facciamo una cosa. Vai a prendere il tuo 3 di quadri. Dai, prendi un attimo il 3 di quadri. Vai a prendere il 3 di quadri e facciamo un gioco. Mi serve 3 di quadri. Preso? No? Prendi il 3 di quadri. Però non c'è. Tu hai toccato questa qua, vero? Sì. Di che colore è il dorso tuo? Vai sicuro. Ah, bueno. No, ma tu no. Cosa succede? Di chi era questo? Dammi 5 minuti. 1, 2, 3.
Bene signori, sto tornando a casa, spero che questo video vi sia piaciuto, è un po' speciale, un po' di quelli belli che capitano ogni tanto, comunque noi, cioè anzi io, vi invito a lasciare un mi piace, un bel commento, iscrivervi al canale e direi che ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi mi raccomando, ciao ciao!